Il salotto di Radio Raccontiamoci. Scrittori emergenti si raccontano. Sostieni la cultura. Basta un click su radioraccontiamoci.net. Entra nella nostra community. Cominciamo con il nostro racconto d'autore quest'oggi. Abbiamo con noi Gioacchino, però mi piace chiamarlo come chi era Rossini? Cioè, sì, è un nome, anche il nome della musica è importante. Gio Cancemi, tu invece hai ridotto con umiltà il tuo nome, ma ti occupi di musica oltre che di scrittura. Sei, diciamo, un artista polivalente, come si usava a dire una volta. E quindi oggi avremo un racconto sicuramente polivalente nel nostro racconto d'autore. Ma prima di parlare del tuo libro, che si chiama Risonanze, diciamo il titolo, parliamo di te come scrittore. Quando nasce Gio come scrittore? Quando arriva l'ispirazione o la decisione di scrivere? Allora, diciamo che fin da piccolo mi è sempre piaciuto leggere moltissimo. E buona parte del merito ce l'ha mia mamma, perché comunque ero uno di quei bambini che venivano addormentati con le storie. Ed è una cosa molto 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 bella, e da un certo punto di vista, insomma, crea comunque un settore immaginifico molto interessante in chi ascolta, anche inconsciamente. Comunque queste cose entrano dentro, e poi c'è il rischio, appunto, rischio fra virgolette, che tu le porti comunque avanti negli anni. E poi, appunto, mi è sempre piaciuto leggere, libri mi sono sempre sembrati comunque una specie di finestra su altre realtà, su altre concezioni della vita, su anche altre storie. Quindi mi è sempre sembrato molto molto bella come cosa. E la nascita come scrittore, diciamo che, appunto, è nata dal fatto di dover dire qualcosa, di dover dire la mia, in un certo senso, proprio perché, come penso buona parte di chi si occupa di certe cose, insomma, ho sempre avuto difficoltà di inserimento anche nella realtà. E quindi mi ricordo che la prima poesia, fra parentesi, mia mamma era quella anche che scriveva poesie da ragazza, e una volta ho beccato il suo diario, insomma, e ho letto qualcosa, quindi mi è venuta voglia di, ovviamente, vedendo delle risonanze, appunto, delle corrispondenze comunque di un certo tipo, mi è venuta voglia di dire anche la mia. Allora, è nato praticamente una mattina, un pomeriggio, all'uscita di scuola, alle superiori, nel 93, proprio precisamente nel 93. Infatti nel libro c'è l'unica poesia datata, che è proprio la prima, ed è il 4 marzo, mi sembra, del 93. E praticamente ho avuto comunque la sensazione di dover dire una cosa che mi era rimasta dentro da tanto tempo, cioè comunque era dedicato ovviamente a una donna, perché ovviamente poteva essere solo dedicato a una donna, però diciamo che questa inizia con la risata, e vedere la risata come una cosa negativa invece che una cosa positiva mi ha praticamente acceso un cortocircuito. E da lì ho comunque scritto una cosa molto breve, molto banale, anche sullo stile anche un po' ungarettiano, però il peggior Ungaretti, cioè comunque una cosa molto molto semplice, da Baci Perugina. Però nello stesso tempo vedere questa risata non come un fattore positivo, ma un fattore di esclusione, di derisione, eccetera eccetera, mi ha fatto comunque pensare di doverlo mettere su carta. E da lì in poi è continuato. Ungaretti è sempre stato uno dei miei poeti preferiti, proprio per la capacità di mettere in relazione anche concetti molto lontani con le parole, oppure la capacità di dire di sintesi, di dire moltissimo con pochissime parole. E quindi da lì ho avuto sempre queste sensazioni molto contrastanti, che per conoscere me stesso e per conoscere anche questi contrasti, queste contraddizioni di cui è piena la vita, insomma, ho voluto metterla su carta e provare a capire un po' di più. Questo è proprio un racconto d'autore, sì. Stavo ascoltando con attenzione, sei proprio racconto. Poi hai parlato di una data particolare, di una poesia, 4 marzo. Io l'ho già sentita questa data in una canzone. Sì. Una canzone di Lucio Dalla, però non credo. Anche questa è una risonanza. Ma anche l'anno, perché tu hai detto 93, adesso non vorrei ricordare male. Non è 43, non era. È 43, sì. È 43, esatto. Cioè non l'anno, però insomma. E qui abbiamo questo, anche le tue risonanze. Ecco, parliamo allora di questo romanzo, questo tra narrativa e
poesia, tra l'altro la descrizione anche del contenuto, racconti e poesie, sei riuscito a mettere insieme due delle cose che noi italiani amiamo moltissimo fare, perché amiamo moltissimo raccontare, amiamo scrivere poesie, ma è difficile poi diffonderle, no? Cioè è difficile poi invece il racconto, tu vai da un editore, cioè, ho scritto un libro di racconti, vabbè, fa niente. Cioè, ho scritto un libro di poesie, però sì, tu li hai messi insieme, quindi invece tutte queste due cose. Sì, diciamo che il racconto comunque è una cosa alla fine che è anche più agevole per il lettore, alla fine, perché comunque è la capacità di appunto riuscire a crogiolare un po' tante cose in poco spazio. Non so se lo sai, ma la narrativa americana passa dal racconto, cioè tu non riesci a pubblicare un grande romanzo se prima non sei riuscito a farti conoscere attraverso i racconti, anche perché gli americani amano ancora adesso leggere, no, nelle stazioni della metropolitana o anche prima, dove ci si ferma e leggi il racconto, perché così arrivi alla fine della storia, no? Poi puoi scrivere un romanzo di 8000 pagine. Oltretutto i racconti sono dei piccoli pezzi di vita in cui tutti possiamo riconoscerci, il romanzo è già diverso, no? Quindi anche esatto. Sì, anche la poesia è un piccolo momento di emozione, quindi no. Insieme forse è bella, diciamo, questa idea di raccoglierli in un unico racconti libro. Racconti e poesie, direi sì. Che stanno bene insieme. Ho parlato del lato positivo e del lato negativo, sono della difficile diffusione, ma voi che invece ascoltate Radio Raccontiamoci, provate a entrare nel mondo di Gio Cancemi. Anche perché Radio Raccontiamoci porta, diciamo, podcast sia di poesie che di racconti, facciamo proprio quello. Perché quindi arrivano immediatamente anche magari ai giovani poesie e racconti, anche quella un po' l'idea. Quindi, e oltretutto accompagnate anche dalla musica, perché diciamo esatto. Artista polivalente, quindi sei laureato in lettere moderne, sì. Quindi cioè, la tua è una passione ma è anche uno studio e in più sei un musicista, sì. Scrivi anche musica oltre a suonarla, giusto? Sì. E quindi veramente un artista, diciamo, polivalente, quindi nelle tue scritture sicuramente sentirà tutto questo. Risonanze, mi ha colpito una frase che lui scrive nella descrizione, e sono l'autografo di Dio, e a me è venuto in mente anche Jung, no? La teoria del caos, la rete, insomma i nodi, cioè quelle causalità che poi non sono così casuali, forse, esatto. No? Qualcuno ci vede una mano, sempre ci vede una rete, una sincronicità, vedeva Jung, esatto. E l'idea proprio della risonanza è di entrare in risonanza con qualcosa di più grande, di più misterioso. Sì, è la teoria del campo unificato, alla fine, anche la fisica quantistica ne ha parlato, quindi non è una cosa così stralunata o così solo e soltanto appannaggio, diciamo, di poeti e varie persone strane, ma è anche una cosa abbastanza provata, insomma, in un certo senso, quindi... Insomma, quando si sente quella risonanza lì, si è un po' in contatto con il tutto, poi bisogna capire se si riesce anche a essere in armonia, ma qui entreremo in un altro discorso e potrei parlarti a lungo di meditazione e di ricerca di queste risonanze. Mi viene in mente che il libro di Gio Cancemi può essere un modo per entrare in questo mondo di risonanze, no? Perché lì porti la tua attitudine, il tuo modo, il tuo racconto rispetto a queste risonanze, bello. Quindi potrebbe essere un aiuto a cercare questa armonia che cerchiamo sempre, che non sappiamo mai, ci sfugge ogni volta l'armonia, siamo in un mondo abbastanza, oggi lo viviamo abbastanza disarmonico. Entriamo adesso nel vivo del libro, ma entriamo in un racconto, così vediamo che sapore hanno. Sì, l'incipit proprio del racconto, che si chiama Risonanze. Le mani si lasciarono andare sui tasti. Un accordo sospirato evaporò dal nero del pianoforte. L'insegna neon fuori dalla vetrina sembrò tremare all'unisono con quel brivido sonoro. Almost Blue. La voce fragile di donna, non era nulla di più che l'ombra di una carezza, mentre cigolava piano, facendosi largo tra gli sguardi degli avventori, come il respiro di un'onda. Al bancone, i bicchieri che si alzavano e abbassavano dopo aver incontrato labbra diverse facevano da contrappunto a quei suoni liquidi, disciolti anch'essi nel ricercato oblio di un fluido confortante. «Un altro, per favore!» Il barista guardò soltanto per un istante il luogo, neanche la bocca da dove provenivano quelle parole. Poi si abbassò.
prese da sotto il bancone la bottiglia già quasi vuota, liquido ocra, come il passato. L'aprì e versò ancora una volta buona parte del suo contenuto dentro al bicchiere davanti all'uomo. «Grazie. Basta che paghi». «Interessante», pensò l'uomo, «basta che paghi». Anche la vita si comporta così molte volte. Ti riempie il bicchiere in momenti speciali, ma poi, al termine della notte, quando il locale chiude, ti chiede il conto, senza tralasciare neanche un giro di bevute, senza sconti, anche se sei un cliente affezionato. Questo è l'incipit, il racconto continua, così entriamo nelle storie di Joe Cancelli in queste risonanze. Io mentre ascoltavo, a parte che volevo chiederti questa cosa dell'ocra, come mai l'ocra secondo te è il colore del passato? Perché è opaco. Perché è opaco? Probabilmente per quello, perché comunque è un qualcosa, è un colore nello stesso tempo intenso, ma assolutamente... sciolto, come se fosse sciolto, ecco, sì, infatti. Sì. Altro, l'idea era quella. Perché poi l'ocra si mischia col marrone, non è un giallo brillante. Arriva la signora di colore, lei è un'appassionata, devi sapere che lei sinestetica, quindi lei mette insieme la parola con un colore, mentre noi vediamo le parole, cioè possiamo immaginarle, no, di qualsiasi colore, lei le immagina soltanto di un colore, e quello Bellissimo. La sinestesia aiuta moltissimo proprio per questo discorso appunto di risonanza alla fine. La sinestesia uso moltissimo proprio perché è così, cioè come diceva Rimbaud anche, cioè comunque tante cose a nera, queste cose qua, sì, assolutamente. Ma io da quando sono nata le parole hanno un colore, le lettere hanno un colore, i numeri, non ci posso fare nulla. Senti, è un dono. Ritorno al racconto che ha questo inizio, questo sapore un po' anche di Hemingway. C'è un racconto che è A Well Cleaned Latin Place, dove Hemingway parla di un bar e dei baristi. Siamo in un'ambientazione simile, è un racconto molto strano sulla vita, sul nulla. Quindi c'è molta letteratura, io lo dico sempre, noi non so se lo sai, teniamo corsi di scrittura, creativi di scrittura, l'importante è leggere, cioè se noi non leggiamo molto difficilmente riusciamo a scrivere, poi si diventa scrittore scrivendo, non c'è altro modo, e poi sfoltendo quello che abbiamo scritto, tenendo poche cose. Abbiamo avuto anche una poetessa che buttava addirittura via, qui siamo un po' all'estremo, un po' zen questa cosa, però sicuramente bisogna scrivere molto, poi sfoltire e leggere molto, perché ci dà quel modo di essere, di avere il fluire della parola, il senso della frase, come diceva Pinkett. Io volevo chiedere a Joe questa cosa, quindi il filo conduttore che unisce qual è? Che parte da te da bambino a questo punto, da quella voglia di dire qualcosa. Quindi ricordiamolo al lettore, un filo conduttore tra racconti e poesia, avevi la necessità di far conoscere, dicevi, questi contrasti? Sì, sì, cioè comunque sia, io penso che si faccia fatica a volte ad essere in contatto con le proprie emozioni, le proprie sensazioni, proprio perché è difficile a volte distinguere e capire che cosa sta succedendo. Quindi la scrittura è sicuramente sempre un modo per, come anche la musica alla fine, è sempre un modo per un po' curarsi, fra virgolette, dalla realtà, perché a volte è veramente molto, molto crudele, molto spietata, e sicuramente anche essere in contatto con se stessi, perché alla fine conoscere se stessi significa vivere meglio. E quindi queste sensazioni che ti arrivano, queste emozioni che ti arrivano, che non riesci a spiegare né a te stesso né agli altri, sicuramente la scrittura aiuta a decifrarle, insomma. E quindi il filo conduttore, proprio l'ho voluto chiamare Risonanze, proprio perché avevo scritto un primo libro solo di poesie, una raccolta molto piccola, che avevo intitolato A soli esuli d'azzurro. E su questo era un
era praticamente, a parte l'assonanza, a parte l'allitterazione e tutto il resto, ma era praticamente il centrare il punto sulla solitudine, sul fatto di essere esclusi da qualcosa e di rimanere soli. In questo caso invece l'ho voluto intitolare Risonanze proprio per vedere l'altra parte della situazione, cioè vedere comunque quello che diceva anche quello che dicevamo prima, cioè il campo unificato, quello che ci unisce tutti in un certo senso, poi chi più chi meno, perché comunque diciamo che chi si occupa di certe cose come scrittura, arte in generale, eccetera eccetera, è sempre una persona molto in contatto con sé, con i suoi pregi e i suoi difetti, perché questa cosa ovviamente crea anche molti problemi. Però nello stesso tempo, come scrivo anche nella prefazione, secondo me è l'unica cosa autentica veramente della vita, anche perché sono sensazioni ed emozioni che sono innate, ti arrivano, non è che le ricerchi. E quindi chi ha il dono, come dicevo prima, anche della sinestesia, del fatto di saper raccontare, del fatto di sapersi esprimere, cercare perlomeno un modo per esprimersi, secondo me è quasi un dovere morale farlo, in modo da capire e lasciare, perché quello che poi noi cerchiamo nei libri è noi stessi, come diceva anche Proust, quindi lasciare anche a chi legge uno spunto in più per capire un po' di sé. Teoricamente da questa progressione geometrica si dovrebbe un po' migliorare il mondo, però insomma dipende dai punti di vista. Guarda, assolutamente, nel libro, nella lettura ritroviamo noi stessi. Tu prima hai detto una cosa riguardo al fatto un po' di conoscersi, però a volte dico anche beata ignoranza, quando non ci conosciamo per niente, forse siamo anche sono i difetti contenti. Di cui parlavo prima. Perché conoscersi implica un po', a volte ci siamo, a volte un po' di meno, è una fatica, invece vabbè. Questo era giusto per sorridere, ma anche perché volevo introdurre invece adesso, abbiamo due sorprese. Allora, sì. Una è il nostro sommelier. È il nostro sommelier che ci sta ascoltando, esatto. E tra un po' ci manderà un suo contributo, perché mentre ci ascolta pensa che vino potrebbe abbinare a questa risonanza. Con cui assaporare queste risonanze, e quindi Mauri, che intanto saluto, ma c'è Simona che sì, ho fatto un piccolo esperimento. Ha fatto un esperimento. Allora, visto per la prima volta, il primo, ti facciamo. Io non so nemmeno, è una piccola curiosità, visto che a me piace l'astrologia e la numerologia. Ecco. Ok, quindi ho chiesto a te la data di nascita di Risonanze, ok? L'edizione, diciamo, prendiamo come un nascitur, esatto. È 1 dicembre 2020. Allora diamo un segno zodiacale a questo libro che è il Sagittario, proviamo a fare questo esperimento. Okay. Il Sagittario è un segno di fuoco, no? Quindi è molto attivo, è molto ambizioso, è molto ottimista, ma è anche un'ambizione, diciamo, quella del Sagittario, che non è presunzione, non è un'ambizione che vuole arrivare comunque, è un'ambizione che si basa sulla lealtà, grande respiro, quindi accetta tutto. È un segno mobile, cioè il Sagittario, in questo caso Risonanze, nasce in un momento in cui finisce una stagione e ne inizia un'altra, quindi è molto aperto, diciamo, al cambiamento, anzi è fluido, quindi permette di entrare, non è fisso come i segni che si trovano a metà della stagione. Poi se prendiamo il Sagittario proprio come simbolo, questo mezzo uomo, mezzo animale che scaglia le frecce, io direi che ci sta benissimo con quello che ci siamo dette, nel senso ha un obiettivo, cioè spiegare delle cose molto pratiche perché è razionale, ma lo fa attraverso un'intuizione che è l'animale, attraverso, diciamo, è molto idealista il Sagittario, e lo fa lanciando una freccia, cioè il Sagittario sa dove vuole andare e è anche il simbolo del viaggio. Quindi se la guardiamo dalla parte del lettore, quando vediamo che Risonanza lancia il suo viaggio all'interno appunto della realtà, ma anche facendocela vedere com'è sotterranea, il lettore cosa vede? Viene invitato a entrare nel viaggio, alla scoperta. Il Sagittario è un segno che è alla ricerca sempre di qualcosa, di arrivare a un obiettivo concreto ma in modo creativo, quindi direi che e quindi lanciamo questo Risonanze benissimo. Alla ricerca del lettore, no? Esatto, dico un'ultima cosa sulla numerologia, il giorno di nato, che la numerologia è la scienza che si occupa dei numeri come simboli, come possono agire nella nostra vita, giorno di nascita è l'uno, e sono tutte molto, diciamo, si rispecchiano, perché c'è l'ambizione,
come fondamentale caratteristica, e la gestione delle cose attraverso la creatività, e il sentiero di nascita, che è 1 più 12 più 2020, che arriva al numero 8, che ha sempre l'ambizione di spiegare delle cose. Quello che ci dicono sia il Sagittario che la numerologia, e lo giro ai lettori, è che l'ambizione di conoscere deve avere la pazienza, perché quello che ci dicono è, diciamo, la caratteristica negativa, ma la giriamo al lettore, la pazienza di entrare nella conoscenza di una nuova ricerca. Io direi che guarda, che poi hai nominato un'altra, io non la sapevo quella della numerologia, sapevo che aveva guardato, diciamo, un po' il segno del tuo libro, quindi libro che nasce sotto segno del Sagittario, e c'è anche questo 8 che è l'infinito, quindi sì. E lui con risonanze è un po' a quello che si va a cercare. Vedi, io che sono nato l'8 giugno comunque, quindi perfetto, benissimo. Perfetto, l'8 va bene. Quindi siamo gemelli, adesso non vorremmo chiudere troppo con l'astrologia. No, lasciamo perdere. Lasciamo invece spazio a Stefano Mauri, quindi, che ci introduce invece questo vino con cui degustare le risonanze di Giocancelli. E che dire, risonanza mi ricorda un termine alto, importante, e qui si parla anche di poesia tra le altre cose. La poesia del Lago di Garda, cantina che ha dei frati, cantina storica che ha dato un grosso contributo all'enologia gardesana bresciana, e un vino mitico, oserei dire mistico, solo come certe poesie possono essere, Brollettino Lugana Doc ca dei frati, ottenuto da uve Lugana in purezza, quindi uve turbiana. È un vino che fa esaltare proprio i sapori tipici del Lugana, che arriva da questi terreni calcarei, argillosi, molto particolari, e da questa sapidità lacustre e mediterranea nello stesso tempo, che resta così come una poesia. Con la cucina di lago va alla grande, anche con la cucina di pesci, ma anche così, leggendo il libro che appunto stiamo presentando, di cui stiamo parlando, è una poesia che resta. Lugana cade i frati, Brollettino, doc. Chapeau! Il Brollettino, Lugana, di Dio l'ha definito. Wow. So se il Lugana hai presente, è un vino del Lago di Garda, purezza, non ho presente, ma mi procurerò il Brollettino a questo punto. Esatto, il Brollettino è Lugana in purezza, mi dà l'idea che proprio, ecco, cristallino può essere un buon accompagnamento a queste risonanze. Parliamo un po' adesso di cose pratiche, sì, anche di pubblicazioni. Facciamo fare questo viaggio al libro, arrivare ai lettori. Chi lo vuole leggere, dove lo trova? Allora, lo trova su Amazon, ovviamente, lo trova sul sito della mia casa editrice Pluriversum, che comunque ringrazio ovviamente per la pubblicazione, e lo trova su in ordine, cioè su ordine in tutte le librerie. Basta semplicemente andare in libreria e richiederlo. Quindi c'è anche in cartaceo, non sei soltanto in cartaceo? No, c'è anche in cartaceo. Amazon, ovviamente, se non si vuole l'ebook, arriva in cartaceo. Quindi Pagine e prezzo di copertina, dunque sono eccolo lì il libro, che vediamo anche qua. Sono sue 252 pagine, ecco qua. Okay. è andato a controllare queste risonanze, e il prezzo sono 15 euro, ma Amazon ogni tanto fa anche degli sconti, quindi c'è il rischio, insomma, di trovarlo anche, perché poi sì ci sono delle promozioni, esatto, assolutamente, certo. Io sono un lettore digitale, ormai riesco ad assaporare anche l'odore e il profumo della carta attraverso il digitale. Vedi? Lo faccio anch'io, però devo dire che il libro di carta è sempre un fascino particolare. Sì, però certo. Sì, per comodità lo faccio anch'io, anche perché non ti puoi portare tutta la libreria, quindi il digitale è molto comodo da quel punto di vista lì. Guarda, io poi, essendo allergico, invece sono passato veramente volentieri al digitale. Non ho più questa nostalgia della carta. Ce n'è per tutti i gusti, digitale, cartaceo. Bisogna essere, oggi bisogna essere anche qui, cos'è, Pluriversum, la casa editrice, se non sbaglio. Noi bisogna essere nel multiverso, nel pluriverso, cioè bisogna essere sul digitale, sul cartaceo. È un mondo questo molto complesso, una volta bastava essere da qualche parte e si esisteva, oggi si esiste a diversi piani e in diversi mondi effettivamente. Quindi, sì, l'importante è quello che penso, che l'importante è che la complessità comunque proporti alla semplicità. Michelangelo diceva che lui non scolpiva niente, toglieva l'eccesso.
Ecco, forse l'idea era, è questa, della complessità che porta alla semplicità, perché questa complessità effettivamente può aiutare moltissimo sia la parte umanistica sia la parte razionale dell'uomo, però rischia a volte di essere molto rischia a volte di confondere molto, quindi di deviare, se attraverso la complessità raggiungiamo la semplicità sarebbe la cosa migliore, sinceramente. Certo, cioè ci perdiamo prima di arrivare al punto, perché ci sono molte strade. Questa idea di Michelangelo, infatti, sempre di avere davanti, no? Il blocco di pietra dentro c'è già l'opera d'arte, devo esatto. riuscire soltanto a tirarla fuori togliendo. Ecco, lo stesso a volte è nello scritto. Io, per quello che viene citato, scrivi tanto, poi dopo entra dentro, togli, perché lì dentro c'è la storia, quello che volevi raccontare, bisogna renderla il più possibile nuda al lettore perché arrivi veramente e dia l'emozione. Allora ringraziamo Gio Cancemi con le sue risonanze. Alla prossima e buona lettura. Alla prossima, grazie davvero. Grazie Gio. Grazie. Sostieni la cultura. Basta un click su radioraccontiamoci.net. Entra nella nostra community.